piccola curiosità. L'ossimetria è una cosa, e tu sai che ci segui da vicino, noi lavoriamo con la medicina iperbarica e l'ossimetria sono i nostri occhi, per cui mi ritrovo, è molto vicino, anche se sono due cose distanti anatomicamente, ma sicuramente ci guida in maniera importante. Un'ossimetria di 10, che è quella che tu hai rilevato, è morto il tessuto, sto parlando di tessuti naturalmente. Noi andiamo a fare le nostre pratiche e verifichiamo se questa simmetria da 10 riusciamo a modificarla e possiamo portarla a 100, a 1000 a secondo di quello che noi andiamo a fare. Stiamo parlando di medicina iperbarica, quindi di una simmetria che può diventare veramente importante. Quando non si muove di niente, facendo tutto l'approccio i nostri, non c'è santo. E allora e ci guida molto in quello che noi facciamo. Già possiamo dire, possiamo fare qualcosa o non possiamo farla. Dobbiamo intervenire nel senso che la mandiamo alla radiologia interventistica per cercare magari di rivascolare un arto, oppure possiamo pensare che non ne usciamo fuori perché per esempio la sindrome da schiacciamento e non ci sarà possibilità assoluta. Ma allora ritornando a quello che hai fatto tu, perché è veramente interessante, perché noi lo facciamo con Cesare andando a appoggiare un elettrodo transcutaneo, tu invece devi usare una sonda e infilarla dentro il cervello. Tutto questo cambia in maniera importante, perché l'aggressività che noi andiamo a fare, cioè mettere in un senso, noi ci mettiamo un attimo, dobbiamo chiamare un tecnico, appoggiargli un elettrodo, lo sappiamo, nel giro di mezz'ora possiamo dire quello che sarà il futuro di questo paziente. Sicuramente nel tuo caso oggi è ancora un pochino difficile. Un domani forse non troppo lontano potrebbe essere fondamentale, perché ci guiderà, come dici tu, su quello che poi dobbiamo fare, se possiamo fare qualcosa, se ha un significato andare avanti anche dal punto di vista chirurgico o meno. Mi ha colpito molto questo. Guardate che i neuroradiologi ci misurano quanta acqua c'è, poi ci dicono se l'acqua è intracellulare o extracellulare. Perché si accumula l'acqua? Perché le pompe ioniche, soprattutto se l'acqua va dentro la cellula, non funzionano più. Se non funzionano più vuol dire che l'energia alla cellula è stata abolita in un modo inaccettabile. Quello che sta dicendo lui è: noi misuriamo l'ossigeno, come possiamo misurare il glucosio? Vedete queste due misure? Queste due misure sono pressione di perfusione e flusso. Il flusso è il parametro decisivo, perché dice quanti vagoncini carichi di ossigeno passano per ogni minuto a portare l'ossigeno al tessuto. Allora, il neuroradiologo disostruisce il vaso o il neurochirurgo restaura la pressione di perfusione, perché facendo la decompressione controlla la pressione intracranica. Questo cosa fa? Permette che ci siano i vagoncini, c'è flusso. Noi cosa possiamo fare? Caricare di ossigeno i vagoncini. In iperbarica cosa fanno? Sono capaci di mettere tantissimo ossigeno dentro il vagone, perché usano la camera iperbarica. Il punto è che se tutto questo permette abbastanza precocemente di salvare la cellula, cioè se noi riportiamo l'ossigenazione, perché il flusso viene ripristinato bene, in un paziente ossigenato bene, in tempo, allora la cellula ha speranze. Ci sarà un po' di acqua fuori, ma torniamo indietro. Il collega che faceva vedere dalla stroke unit, perché abbiamo problemi di ore? Per i nostri malati si gioca in minuti, dipende da che tipo di ischemia noi descriviamo. Perché tutto quello che stiamo cercando di fare è usare delle misure che ci informino di questo dettaglio. 20 mm di mercurio di pressione parziale di ossigeno significano che al mitocondrio, dove deve arrivare, arrivano 3-5 mm di mercurio di ossigeno. Cioè noi respiriamo, c'è aria buona a Castelsardo, benissimo, noi qua respiriamo e abbiamo 100 di pressione parziale di ossigeno nell'arteria,
per riuscire a far arrivare al mitocondrio 3-5 mm di mercurio. Per questo è importantissimo misurare, perché non abbiamo tante riserve, scusate, non abbiamo tante riserve. Qui apparentemente siamo ancora in una zona di sicurezza, siamo a 15 di PO2, ma questo è al di fuori della cellula. Il mitocondrio sta già ricevendo troppo poco. Qui, se guardate, abbiamo 3, 4, è esattamente quello che serve al mitocondrio, ma è fuori. Non arriverà mai alla catena respiratoria, come si chiama, quello che serve. Perciò la tua domanda è giustissima. Dovremo avere delle misure, perché in generale c'è un sistema sicuro. Ossigenazione giusta, pressione giusta, pressione intracranica normale. Quasi sempre funziona. Ma quando siamo in dubbio ci vogliono queste misure per capire. E se per sapere dire a Boccaletti andiamo avanti o non andiamo avanti, si salva questo tessuto, è già perso e stiamo costruendo un disastro. Ci vogliono queste misure. Ringrazio per il concetto appunto della glicemia e cervello. In pratica voglio dire questo, che anche nel cervello sano è importante valutare i valori glicemici. Basta pensare che una ipoglicemia è portata nel tempo anche di 30, può causare a livello cerebrale dei danni irreversibili. Cioè, valutate che un tempo nei pazienti, ad esempio schizofrenici, si usava il coma ipoglicemico e portava appunto in crisi le cellule della neocorteccia. In pratica cioè, si rendevano mansueti, però in effetti la corteccia cerebrale, quella nobile, era andata perduta. Volevo fare la domanda se utilizzate anche questa microdialisi per quanto riguarda la morte cerebrale. Allora, il commento suo è giustissimo. L'ipoglicemia è un disastro, erano dei medici sadici, erano degli psichiatri, curavano la depressione in questo modo qua. Uno era un po' giù di morale, lo portavano, gli si faceva una bella siringata di insulina, in genere guariva perché aveva un trauma tale che invece di andare ancora dal medico a dire guardi mi sento giù di morale, scappava e non lo vedevano mai più, se sopravviveva. Questa era la medicina del tempo, è un po' cambiata per fortuna. Perciò che l'ipoglicemia distrugga lo sappiamo. Il punto di questi dati è che questa è normoglicemia, 6,8. Noi non tolleriamo di andare molto sotto, però anche in glicemie normali il cervello può soffrirne. Morte cerebrale. Noi purtroppo abbiamo i pazienti nei quali non ce la facciamo. I nostri morti cerebrali sono molto precoci. Cioè il paziente arriva, proviamo a fare delle cose, non ce la facciamo, nelle prime 24 ore si candida il paziente per l'osservazione. In questi malati noi non mettiamo monitoraggi. Il monitoraggio a noi serve per curarli. Sarebbe interessante per studiare, ma in questo caso a noi serve per curare. Quando arriviamo a concludere che il paziente non è salvabile e non possiamo far nulla di buono per lui, osserviamo ma non mettiamo questa tecnologia. Allargando un attimo, visto che c'erano anche altre due relazioni, e ritornando un po' su tutto, mi ha colpito quello che ha detto Cesare, dottor Iesu, alla fine della prima sessione. Cioè, sulla questo tipo di patologia, anche perché ne stiamo discutendo poi a livello di ASL con la direzione generale, bene o male abbiamo detto, e ce l'ha detto per esempio la radiologia interventistica, la dottoressa, abbiamo una finestra di 3-6 ore. Quindi o si fa un governo del sistema, che vuol dire che si parte dal 118, visto che c'è, che ci deve dare delle risposte in tempi di organizzazione, in maniera tale che quel tipo di paziente deve arrivare in tempo di 3-6 ore nel posto giusto. Noi abbiamo avuto un'esperienza, la voglio riportare nuovamente, ritorno alla nostra vita in medicina iperbarica, che è molto vicino al fatto poi ischemico di cui stiamo parlando. Il subacqueo che subisce una patologia da decompressione di fatto ha un evento ischemico improvviso e noi abbiamo da 3-6 ore per fare in modo che esca con i suoi piedi dal centro iperbarico. Quando è che abbiamo cambiato nella nostra storia la risposta a questi pazienti? Quando siamo riusciti a convincere il 118, la centrale operativa, che qualunque subacqueo era un codice rosso e che non poteva accompagnarlo al primo pronto soccorso, doveva portarlo da noi in tempi brevissimi. Il che cosa è successo? Che
l'elicottero si solleva per il subacqueo quasi sempre in maniera tale da portarlo dentro il nostro centro in un tempo brevissimo. Ormai arriva un'ora e mezza da noi. Se poi vai a fare uno studio retrospettivo epidemiologico nostro interno, vedete che fino al 2004 noi avevamo dei piccolissimi nell'outcome di questi pazienti, ancora qualche paziente andava via in carrozzino. Dopo il 2004, da quando è entrato questo nuovo programma, se ne vanno tutti con le loro gambe, che, come dicevi tu, una cosa molto elementare, ma vuol dire che l'organizzazione, il sistema ha funzionato. Oggi credo che dovremmo fare questo tipo di intervento su questo tipo di paziente, cioè il 118 non può accompagnare in qualunque pronto soccorso questi pazienti, va alla medicalizzata, va all'elicottero, deve concentrarli da dove è possibile a dare quel tipo di assistenza in tempi brevi. Non so se su questo... Il nostro collega neurologo, che ci parlava quattro ore e mezzo, l'ha specificato varie volte, però state attenti che più tempo passa, più cervello stiamo bruciando. Vi faccio vedere questa cosa, perché questo non è un subacqueo, questo è un morto, no? È un arresto cardiaco. Però guardate questo, questi stanno campionando e il campionamento in genere si fa ogni ora. Ok? È stato rianimato e pian piano si sta riperfondendo. L'arresto cardiaco è durato pochissimo, è questo tempo. Il cervello soffre moltissimo e voi vedete questa impennata, poi impiega alcune ore a tornare in condizioni vicine al punto di partenza. Ma intendiamoci bene, per come siamo costruiti come mammiferi, noi siamo costruiti per tollerare malamente pochi minuti. Se poi ci accontentiamo e bilanciamo vantaggi possibili e disastri, probabilmente abbiamo ancora questa finestra di 3, 4, 5, dipende. Dipende dalla temperatura, dipende da che territorio è colpito, dipende dal metabolismo di quel cervello, eccetera, eccetera. I bambini che cadevano nel pozzo, purtroppo io ne ho rianimati, ma hanno dei risultati molto buoni, perché l'ipotermia precoce è una grande protezione. Ora, questo per dire che bisogna che quello che abbiamo imparato nelle altre patologie lo applichiamo allo stroke. Siamo lenti, siamo troppo lenti, se potessimo sbrigare le cose, meglio. Ma siamo lenti nel senso che siamo già relativamente contenti di poter fare qualcosa entro le 3 ore, ma dovremmo farlo entro i 3 minuti. Poi siamo realisti, diciamo, invece di perdere tantissimo tempo, ne perdiamo un pochino. Ma più tempo si perde, più il cervello si brucia. Allora, noi indubbiamente alla vostra scuola dobbiamo tanto, perché l'esperienza iniziale, il trattamento dei traumi cranici ce l'avete data voi. E effettivamente, insomma, anche noi una certa esperienza, certi risultati ce li abbiamo. Quello che ha detto oggi, io colgo il messaggio di aumentare la razionalità quando si parlava di omeopatia, eccetera. Io semplicemente partivo da determinati risultati. Ma chiudiamo quel discorso, tanto non ci troveremo d'accordo. Mai. Il discorso della microdialisi è assolutamente interessante. In fondo è una maniera di personalizzare la terapia. A quel punto tu arrivi quasi a dire potremmo anche tollerare delle situazioni di picchi più alta, magari con variazioni anche di pressione di perfusione cerebrale importante. E secondo me, anche quello che diceva Castioni, il controllo dell'emoglobina, alla fine dei conti, serve anche a questo, perché l'ossigeno ci deve arrivare, e ci deve arrivare nella giusta quantità. È più o meno il discorso dell'iperbarica. Il problema è, ma domanda proprio, quindi voi lo mettete da subito praticamente il catetere? Questi malati riusciamo praticamente quasi sempre a iniziare il monitoraggio entro la prima giornata. È per quello che chiamiamo la notte di Natale, non aspettiamo il giorno dopo. Certo, quasi sempre. Sarebbe se si può salvare, se si può curare, noi misuriamo. Ma avete visto per esempio, non so, disparità di valutazione tipo se, con l'SGO2 eccetera, che può anche... No, va tutto d'accordo. Va tutto d'accordo, se si capisce va tutto d'accordo. Se si capisce, certo. Non sempre capiamo, intendo dire, però quando capiamo sì, funziona. Certo. E la dottoressa Corraine, che mi complimento indubbiamente per la relazione,
Certamente però pone un problema. Sì, lei ha citato questo paziente di Sassari, quello di Milano. Il problema è che su certe situazioni va bene, ma noi da Sassari qualche volta, quando avevamo problemi, adesso indubbiamente con Boccaletti abbiamo risolto moltissimi problemi, per cui certe situazioni di vostro intervento, diciamo, sono diminuite, se non per le situazioni di ischemia, che per carità il dottor Manca risolve tante situazioni, però certamente in certi casi potremmo avere un'arma in più. Il problema è che Cagliari è lontano. Certi pazienti che devi poi mandare in una rianimazione, spesso e volentieri, non hanno posto. Quindi, adesso non per fare discorsi di campanilismo, ma secondo me ci vogliono due poli che siano in condizioni di agire sia a nord che a sud. Avete già però 8 province. Io farei niente province, niente regione, neanche nella mia, un solo centro trasporti veloci. Un centro per 1 milione di abitanti va molto bene, se c'è 1,5 milioni, meglio, perché si diventa tutti più bravi. A Milano, in Lombardia, ne abbiamo 24, non servono a niente e lavoriamo male. Sì, le conclusioni sono che sicuramente è stata una mattinata proficua, devo dire, almeno per me, spero per tutti, ma mi sembra che siano stati tutti presenti in tutti i sensi, sia fisicamente ma anche cerebralmente, dato che parlavamo di quello, poi di cervello. E quindi adesso niente, chiudiamo la sessione ringraziando tutti i relatori, nessuno di più e nessuno di meno, ma tutti, perché sono stati tutti bravissimi. E adesso possiamo andare a pranzo. Arrivederci.